Daniele Lorini, Sesto Popolare, perché si candida? Quali sono i principali obiettivi per la città? Allora, la nostra è una lista che contiene sia le forze di Rifondazione Comunista che di Potere al Popolo e Indipendenti. Ci siamo candidati perché non accettiamo e non abbiamo accettato la grande coalizione del centro-sinistra di Lorenzo Falchi, con cui avevamo iniziato già da tempo un percorso programmatico che abbiamo dovuto interrompere. Le nostre tre principali idee si racchiudono sulle tre tematiche che sono ambiente, lavoro e cultura. Per quanto riguarda l'ambiente, le nostre sono posizioni di un no deciso alle infrastrutture come l'inceneritore e l'aeroporto, che purtroppo rischiano ancora di vedere investito il territorio di Sesto. Per quanto riguarda la cultura, noi proponiamo una grande linea culturale di eventistica che punti a far risalire e risorgere sia il centro storico di Sesto Fiorentino che le frazioni limitrofe. Per quanto riguarda il punto sul lavoro, quello che noi proponiamo è un osservatorio permanente sulla buona occupazione. Gabriele Toccafondi, Italia Viva, perché questa candidatura? Quali sono gli obiettivi principali per Sesto? Ma noi non cambiamo idea, programma, coalizione, noi restiamo riformisti, quindi siamo anni luce lontano dai sovranisti e dai populisti. Per 5 anni ci dispiace vedere un Partito Democratico che ha fatto opposizione durissima al sindaco Falchi e poi improvvisamente c'è andata in coalizione. E per noi invece occorre dire basta a un'amministrazione che sarà riconosciuta per 5 anni di immobilismo. Per questo la lista si chiama Sesto che dice sì, perché occorre creare opportunità e cogliere occasioni che non arrivano stando immobili, fermi. Questo è il senso della nostra candidatura.